Benvenuti al talk di Epto, un caro amico che conosco da ormai Tanto tempo. 10 anni Es, circa. cavolo, 10 anni. beh, è un grande classico di ESC. Sei ad ESC dal primo anno. Sì, Dal dal primo primo anno, non anno, con questo talk, per vero? fortuna. Beh, il talk su Anopticon. Non tanto sulle telecamere, non tanto concentrato sulle telecamere quest'anno, ma anche su altre cose, giusto? Esattamente, su altre E cose. sei in compagnia di Irene. Irene. Perfetto. Quindi questa volta il talk lo facciamo in Benvenuti, due. benvenuti. Grazie. Attento al filo che non ci resti secco. Attento. Allora, quest'anno abbiamo voluto portare il talk di Anopticon qui, anche perché la prima volta che abbiamo parlato di Anopticon è stato proprio qua all'ESC, e questa è praticamente l'ultima parte della sperimentazione su Anopticon, che sostanzialmente volge a parlare non tanto di telecamere come tutti possono pensare, sì, ci sono anche le telecamere, ma soprattutto della psicologia del potere, unendo praticamente tutte le cose che riguardano un po' di psicologia, un po' di teoria del complotto, senza essere complottisti, però vedendole con approcci delle neuroscienze, sostanzialmente. Allora, come facciamo sempre la prima slide di Anopticon, noi con il termine controllo qui intendiamo il controllo totale e affronteremo la questione dal punto di vista concettuale. Quindi intendiamo come controllo qualsiasi cosa che impedisca a una persona di fare quello che vuole, sostanzialmente, quando questa persona non sta facendo nulla di male. Progetto Anopticon, come principale cosa, fa la mappatura e la schedatura delle telecamere di videosorveglianza. È un progetto di sorveglianza della sorveglianza. Chi sorveglierà il controllore? Chi analizzerà come il controllore si comporterà? Come pensa chi ci controlla? Mettiamo un po' nero su bianco e cerchiamo di capire cosa stanno facendo. Questa è la mappa delle telecamere di Venezia. Ogni puntino di questi qua, questi indicatori di Google Maps in vecchio stile, sono tutte quante telecamere. Quelli rossi sono gruppetti di telecamere, eccetera, eccetera. Attraverso questo progetto abbiamo imparato ad osservare nelle nostre città la sorveglianza, intesa come Grande Fratello, intesa come Panopticon. Vi spiegheremo che cos'è il Panopticon. E stiamo cercando di fare il reverse, l'abbiamo già fatto, per capire quali sono gli obiettivi più graditi, cosa guardano veramente, cosa fanno veramente, e abbiamo addirittura fatto la schedatura di ogni singola telecamera, di quelle più importanti ovviamente perché sono moltissime, quali sono le abitudini e come insomma sono programmate e tutto il resto. Se volete partecipare al progetto, questo è il sito internet tramaci.org/anopticon dove potete trovare la mappa delle telecamere. Misuriamo tra l'altro il livello di controllo, cioè facciamo una sommatoria di tutte le aree camminabili della città e le mettiamo in rapporto con la sommatoria senza sovrapposizione di tutte le aree videosorvegliate delle telecamere. Misuriamo il livello di controllo delle città. Mediamente, c'è da dire un piccolo appunto, va bene, sono andato alla slide successiva, però che nelle città abbiamo un fattore di controllo che va dall'1 al 7% dell'area totale. E una densità delle telecamere che è anche piuttosto interessante. La cosa divertente, visto che siamo più o meno in zona di Venezia, è che Venezia è l'unica città ad avere il 37,4% di area videosorvegliata, un livello molto alto, di cui l'11,4% è fatto soltanto dai sistemi Argos e Hydra, che sono i principali sistemi di videosorveglianza grande che poi vedremo in seguito. La cosa divertente è che Venezia ha una densità di telecamere per chilometro quadrato superiore a Manhattan. Quindi fatevi delle domande. Un'altra cosa interessante è sostanzialmente il concetto di Panopticon. Il Panopticon è un carcere ideato nel 1791 da Jeremy Bentham, ripreso poi successivamente da Foucault, che è strutturato così. Praticamente tu hai delle celle ai lati e in mezzo una torre. Qui si vede un po' meglio, questa torre ha un gioco di specchi, quindi tu non puoi vedere l'osservatore che c'è al centro della torre e le celle sono perfettamente visibili. In questo modo si ottiene praticamente un nuovo potere mentale sulla mente di chi è nelle celle. E questo viene visto non solo come sistema per un penitenziario praticamente, della serie ti guardo con la luce e tu vai in soggezione, ma viene visto e nasce soprattutto negli istituti psichiatrici. Dove tra l'altro si cominciava ad analizzare anche istituti psichiatrici, istituti di detenzione, eccetera, eccetera, ma anche
Panopticon come nuovo modo per ottenere potere mentale sulla mente, cioè osservare sostanzialmente il comportamento delle persone per capire chi erano i corpi docili, quelli che si possono controllare, dai corpi opachi, da quelli che non si possono controllare. Già all'epoca si diceva che si potevano mettere dei dispositivi di sorveglianza in giro per la città per attuare le tecniche di esercizio del potere. Poi ci sono tutta una serie di cose interessanti a livello filosofico, ma non interessa fino a un certo punto. Se non ci fosse la torre centrale, la visuale, cioè dalla torre, è più o meno questa. Tu vedi completamente le celle dei carcerati. Quindi sostanzialmente in questo schema ridotto abbiamo che il Panopticon ha la torre al centro, le celle, e noi che dovremmo essere spaventati di essere sorvegliati. Perché infatti si basa tutto sulla paura di essere sorvegliato. Tu non sai realmente se sei sorvegliato oppure no. Lo prendi per assunto, però la realtà può essere diversa. Effettivamente noi non siamo in una gabbia, però c'è qualcuno che ci osserva al centro, che noi abbiamo posto come Grande Fratello. Come Grande Fratello l'abbiamo preso il Grande Fratello orwelliano come personaggio, il capo del partito, ma non è che pensiamo che ci sia una società segreta che controlla tutto, un soggetto X nella stanza dei bottoni che fa delle cose. Il Grande Fratello, dal punto di vista del progetto Panopticon, è considerato come un'entità concettuale, un concetto. Cioè colui che osserva sostanzialmente, che potrebbe essere il sistema di telecamere, eccetera, eccetera. Però che cosa capita se tutti i carcerati si mettono ad osservare il Grande Fratello? Semplicemente che il Panopticon si trasforma e si viene a creare la soggezione nel Grande Fratello, ovvero si può ottenere potere mentale sul Grande Fratello come non è mai stato fatto prima, proprio per lo stesso motivo. E la cosa divertente è che si ottiene la Panopticon di Umberto Eco, l'inversione del Panopticon, dove l'unico ad essere sorvegliato è il Grande Fratello. Questo potrebbe essere un concetto che sembrerebbe molto astratto, ma in realtà si traduce con osserviamo quello che fanno i controllori e vediamo se i controllori fanno le cose giuste, oppure osserviamo quello che fa lo Stato e usiamo la trasparenza per vedere se c'è la corruzione. O altre cose, potete cambiare i soggetti, ma il sistema è lo stesso. Il progetto Panopticon in tutte le città segnate in giallo, che sono state mappate con la mappa delle telecamere ed è andato avanti tutte le città. Quindi Grande Fratello, noi ti stiamo guardando, ma questo ci insegna delle cose. Arriviamo a cercare di fare una sorta di psicologia del potere, cioè di analizzare come potrebbe funzionare una realtà orwelliana. Allora, noi ovviamente non pensiamo che siamo in una dittatura, eccetera, eccetera, però per prevenire problemi futuri, capire quali potrebbero essere i pattern mentali, abbiamo analizzato dal punto di vista psicologico, utilizzando sia il costruttivismo che altre cose, cosa potrebbe avvenire se esistesse veramente un Grande Fratello orwelliano che ci osserva. In parte esiste, ma vedremo esattamente di che cosa si tratta. Per fare questo bisognerebbe aprire la testa del Grande Fratello e sapere che cosa c'è nel suo cervello, capire cosa pensa. Abbiamo detto che il Panopticon è una cosa dove sono osservati i carcerati, no? E quindi possiamo osservare i corpi docili, cioè i carcerati, e vedere come attuare le tecniche di esercizio del potere. Ma la stessa cosa la possiamo fare anche noi. Perché la privacy è importante? La privacy è importante perché questo signore qui potrebbe vedere alcune informazioni e trarne del tornaconto. Non è soltanto perché lui ci vede così nelle celle del Panopticon. Allora, un cervello umano, quando cresce, vede che cos'è il mondo e quindi si fa un'idea e si adatta di conseguenza. Se però esistono delle informazioni che passano attraverso, non so, per esempio una televisione o altri mezzi di comunicazione, questo avviene e tu puoi avere un grande quantitativo di informazioni perché magari puoi vedere anche oltre la tua visione sostanzialmente. Se però qualcuno si mette a taroccare le immagini, tu hai una visuale del mondo differente. E quindi non vedi più il mondo come prima, vedi un mondo cambiato sostanzialmente. Quindi se esistesse un Grande Fratello orwelliano, la prima cosa che farebbe è controllare l'informazione. Perché se ti controlla l'informazione, tu ti basi su presupposti sbagliati. Un'altra cosa che potrebbe fare il Grande Fratello è mettersi a osservare come gli esseri umani, assumiamo che il Grande Fratello sia un'entità X, come tutte le persone si mettono a guardare il mondo e cercherebbe di fare un reverse, di capire, ma come posso io fare in modo che agiscano così? Come posso fare io in modo che non siano più liberi, obiettivamente parlando? E qui torniamo un attimo all'inversione del Panopticon, guardando che cosa fa il Grande Fratello, giriamo la gabbia e vediamo che cosa succede. Il Grande Fratello si fa un'idea del mondo osservando il mondo e quindi si adatta di conseguenza. Qualcuno
un essere umano qualsiasi potrebbe mettersi a guardare come il Grande Fratello vede e capisce il mondo. E a questo punto potrebbe fare il reverse di come pensa il Grande Fratello e come ci vede attraverso i suoi sistemi. Praticamente abbiamo girato le cose al contrario. E questo è lo spirito del progetto Anopticon, sorvegliare il controllore. Ma chi è il Grande Fratello? Dove si trova? Che cos'è veramente? Il Grande Fratello è quell'entità che ci trasmette delle informazioni false che non sono vere per controllarci, ipoteticamente. Il Grande Fratello è quello che osserva tutto quello che noi facciamo per trarne profitto. Capiamo un attimo che cosa potrebbe capitare attraverso il controllo mentale. Però bisogna fare un passo indietro. Come funziona il nostro cervello? La prima cosa che volevo mostrarvi è questo. Molti di voi diranno è semplicemente un quadrato rosso. Ok? In realtà io qui vedo un bel telone con una proiezione della luce che arriva e fa un quadrato rosso. Cosa sto dicendo? L'implementazione non è l'oggetto effettivo. Il fascio di luce non è il quadrato che c'è dentro. Per il nostro cervello, come è costruito, non è il cervello stesso. Però c'è una cosa in più. Che quello che il nostro cervello fa modifica il cervello. Cioè, noi dipendiamo da come è fatto il nostro cervello. Il nostro cervello dipende da come siamo fatti noi. Siamo noi che modifichiamo il nostro cervello ogni giorno con le nostre azioni. E poi non vorrei vederla in un modo meccanicistico. Noi abbiamo voluto rappresentare il neurone classico, dove c'è il potenziale di azione che arriva con uno schema molto semplice. Arriva un'informazione, viene riconosciuta dal neurone e partono altre informazioni. A me non interessa di parlare di neuroscienze, se no qua cambiamo il tema e diventiamo tutti degli scienziati. Quindi l'informazione io l'ho rappresentata come questo. Un'informazione che cos'è? È qualunque cosa. Un'immagine, un meme, un testo, qualsiasi cosa può essere un'informazione, un comportamento, eccetera. Il nostro cervello si è sviluppato nel corso della storia fino ad arrivare all'essere umano, e questo ha comportato cosa? Diverse stratificazioni, no? Da cui la parte, diciamo per così dire, più razionale, questa, e altre parti che sono più, diciamo, arcaiche. E c'è una gerarchia dei processi cognitivi. C'è una parte che praticamente si occupa, per così dire, di far sì che il mio sangue sia ossigenato, che il mio battito cardiaco sia quello giusto, eccetera, eccetera. Poi c'è una parte, per così dire, che si occupa delle emozioni, e poi c'è una parte che si occupa dei processi più elevati. La cosa divertente è che esiste un loop tra queste tre parti, che sono costantemente in ciclo. Quindi in realtà negli ultimi 10 anni si è visto che il cervello non è settorizzato come si pensava 10 anni fa, ci sono state nuove cose che hanno fatto capire, insomma, che questa divisione è collegata come un loop. Ma c'è una cosa interessante. Hanno anche delle caratteristiche diverse queste tre parti. Si occupano di cosa? Allora, qui abbiamo praticamente le parti più istintive e le emozioni. D'accordo? Poi abbiamo delle cose che sono naturalmente del corpo e poi abbiamo la neocorteccia, che è la parte dove ragioniamo, eccetera, eccetera. In realtà è molto più complesso di così, però semplifichiamo moltissimo. La cosa divertente è che le parti che sono qui hanno priorità sulle parti che sono sopra. Se non ci sono dei collegamenti di controllo, per così dire, le parti che sono sotto hanno priorità. Per esempio, la paura si trova qui. Se parte la paura, blocca questo. Quindi non importa se tu sei un premio Nobel o sei super intelligente. Se tu sei claustrofobico e ti ficcano in una scatoletta chiusa, avrai paura, non c'è niente da fare. Quindi c'è priorità e dominanza sulle parti più, diciamo, arcaiche del cervello, e questa possiamo dire che è la parte user-defined, per così dire, che noi modifichiamo ogni giorno. In realtà si modificano anche le altre, eh. Quindi se io sto leggendo un libro, sto usando una parte del cervello, che è il lobo frontale, faccio varie informazioni, ho un pensiero più alto, eccetera, eccetera. In realtà sto usando anche la visione altro, però cerchiamo di restare più semplici. Se all'improvviso capita che qui arriva un leone, parte questa parte qui che è più primitiva e dice «Oh, smetti di leggere il libro, c'è un leone». Io non mi curo neanche di prendere il libro, di scappare leggendo il libro, scappo e non ci penso due volte, perché è un meccanismo che serve a salvarmi la vita. La cosa divertente è che la nostra informazione, di solito, tutto quello che noi vediamo come informazione,
passa attraverso dei filtri e noi la recepiamo sulla base di una mappa mentale, cioè di quello che abbiamo imparato, questo associato a quello, quello è bene, quello è male, eccetera, che avviene con l'insegnamento. Se l'insegnamento è modificato, cioè un indottrinamento, si va a modificare questo. E qui non è tanto semplice, perché un conto è non ti faccio sapere che, ne so, che le caramelle sono velenose, tu mangi le caramelle e muori, teoria del complotto. Ma magari non ti faccio sapere nemmeno dell'esistenza delle caramelle, perché potrebbero essere buone, ti tolgo il dolce, il gusto dolce, quindi tu non hai idea che esistano i dolci e le caramelle, per dirti. Potrebbero esserci delle cose talmente di base che non immagini nemmeno. Secondo alcune teorie neurolinguistiche, ma in realtà ci sono delle trasposizioni interessanti anche in altre teorie, abbiamo diversi collegamenti in una mappa mentale, no? Ognuno di queste cose è un concetto, se tu modifichi il collegamento di uno di questi concetti, noi vediamo le cose in modo diverso, è la mappa che codifica e decodifica come noi vediamo il mondo. La cosa divertente è che la paura, la rabbia, eccetera, sono in altri circuiti che sono nella parte più bassa, che magari può avere priorità, la rabbia che prende sopravvento, la paura che prende sopravvento, eccetera. La cosa divertente è che esistono alcune cose per cui il nostro cervello non è fatto, pericoli che noi non vediamo, come la sorveglianza globale. La paura, per esempio, spegne questa parte qui e accende queste parti qui, per renderlo più semplice, con priorità. Adesso vi voglio, voglio mostrare una piccola cosa, io ho messo questa slide un po' per ricordarmelo io. Ci sono recenti studi sui neuroni specchio e altri tipi di neuroni nelle scimmie e in altri animali che hanno dato delle informazioni molto interessanti. Per esempio, se io prendo questo oggetto qui e lo afferro, sto facendo un'operazione combinata. Ho un neurone che dice afferrare, parte afferrare. Che io lo afferro con una mano, che lo afferro con una pinza o che lo afferro con un carro attrezzi, parte il neurone afferrare. Poi c'è tutta un'altra situazione successiva che si occupa se un oggetto è piccolo, grande, come deve essere afferrato, quindi ad arrivare fino al movimento motorio. La cosa divertente è che coinvolge varie parti del cervello, quella del dove, come, quando sto guardando l'oggetto, eccetera. La cosa divertente sono i neuroni specchio, che praticamente ci servono per imitare, ma per avere una copia di quello che succede. Sono la base dell'empatia, tra le altre cose. Se io vedo una persona che prende questo oggetto, lo stesso neurone di prendere in me si attiva. Quindi provate a immaginare quando vedete una sequenza di un film che fa vedere una roba, vi attiva i neuroni specchio. Noi capiamo gli altri perché abbiamo una copia di quello che abbiamo dentro di noi, dell'azione che viene fatta. I neuroni specchio sono anche stati definiti i mattoncini della cultura. Io invento questo. Ma se lo invento solo io, non potrà passare ai miei figli, ai miei amici, eccetera. Quando gli altri vedranno questo, con i neuroni specchio cominceranno a farlo. La zappa, per esempio, o strumenti più semplici, o rompere le cose in un certo modo, quando erano i nostri antenati le scimmie, utilizzavano questa facoltà. Le scimmie non hanno la facoltà di imitare, noi sì, perché siamo leggermente più evoluti, scusate, ma va detto, ovviamente. La cosa divertente è che nel mordere, per esempio, hanno fatto degli esperimenti di elettroencefalogramma e si vedono queste aree del cervello. La cosa agghiacciante è che sono le stesse. Molti animali, tra cui l'essere umano, hanno parte dei sistemi in comune. Quindi, parte l'impulso di mordere. Io ho fatto uno schema, questi sono vari neuroni semplificati perché non avevo voglia di disegnarli tutti. Parte un mordere, succede un qualche cosa per cui abbiamo informazioni sulla modalità di mordere e poi l'azione fisica di muoversi, coordinare, eccetera, eccetera. Funziona così. Quindi l'informazione passa, viene, possiamo dire che l'informazione, in senso generale, per fare un altro discorso, passa, è riconosciuta da un neurone schematizzato che rilascia un'emozione e delle informazioni. La cosa poi può reiterarsi e andare via come the butterfly effect, sostanzialmente. E quindi io l'ho schematizzato così. Forse queste slide era meglio metterle prima. Però anche il concetto albero. Penso a un albero. Arrivo e mi faccio un'idea sempre più chiara dell'albero, ottengo sempre più informazioni quando lo vedo fino ad arrivare a capire ogni singola foglia. Per esempio faccio un programma, parto dal problema, lo risolvo in problemi più piccoli, fino ad arrivare alle singole linee di codice, per dire. La cosa divertente è che il sistema è in loop, come abbiamo visto, ma può funzionare anche al contrario. Io la prima volta che ho visto un albero, ho visto tutte le foglie, le varie cose, poi so che ci sono gli alberi e alla fine so che esistono gli alberi. Cioè ci sono anche queste cose molto semplici. Io oggi posso ricordare tutta la cronistoria di quello che ho fatto nella giornata, tutto quello che è successo. Posso ricordare degli eventi in particolare come sono andati e alla fine posso ricordare un insegnamento. Ma tra 6 mesi questo magari non mi interessa più,
l'ho rimosso. Me lo dovrò ricordare ripensandoci. La cosa divertente è che quando facciamo le esperienze catturiamo tanti di questi. Allora, libero, decisione che viene presa da me stesso, non libero, decisione che mi viene imposta. Io per esempio vedo un poveretto e decido, ma sì dai, diamogli 50 euro. È una decisione che viene da me. Oppure può esserci uno che mi punta una pistola alla testa e mi dice dammi 50 euro. Non sono libero, non è una decisione che viene da me, siccome rischio di morire, vabbè, ti do 50 euro. Però potrebbe anche esserci un'altra cosa in questo. Per esempio, potrebbe crearsi un'idea per cui tu ogni volta che vedi qualcuno di verde, vestito di verde, gli devi dare 50 euro, perché è bene così. E se no è male e vieni punito. Allora io non sono più libero. È lo stesso concetto, però viene da me di dare 50 euro a qualcuno di verde. Perché esistono determinati tipi di condizionamenti. Il condizionamento classico lo possiamo assumere così. Tu prendi un cane, gli metti della polvere in bocca, non del cibo ma della polvere, e lui fa salivazione. Associ questa cosa a un suono, ogni volta che c'è il suono lui fa salivazione. Il condizionamento operante è qualcosa di devastante, perché si basa su alcuni meccanismi. Per esempio, tu prendi dei colombi e li fai sapere che quando beccano su un punto arriva del cibo. Loro beccano e arriva del cibo. La cosa divertente è che questo fenomeno funziona anche con qualsiasi animale. Li fai beccare n volte e arriva il cibo e loro si condizionano, beccano n volte e arriva il cibo. Quindi c'è un condizionamento che è possibile. Loro capiscono e associano così, è una forma di condizionamento. Poi hanno fatto un esperimento ancora più interessante, hanno preso una gabbia molto grande, hanno messo tutti i colombi nello stesso posto, questi giravano liberi, tranquilli, ogni tot tempo cadeva la manna dal cielo, così, hop, a caso. Dopo 20 minuti, hop, a caso, hop, a caso, poi hanno smesso. Hanno smesso e sono tornati dopo un'ora a guardare cosa stavano facendo i colombi. E c'era uno che muoveva le ali, uno che si girava in tondo, uno che faceva un'altra cosa, eccetera, eccetera. E quindi che cosa era successo? Nell'istante in cui arrivava il cibo, loro stavano facendo qualcosa e avevano associato, si erano condizionati che facendo quella cosa arrivava il cibo. Questo è anche il meccanismo delle superstizioni, ma è anche una forma di condizionamento. È la forma di condizionamento premio-punizione. Premio, fai qualcosa di buono, punizione, fai qualcosa di cattivo. È un condizionamento. Scusa, non vedo. Per riconoscere le cose abbiamo un modo automatico, usando i neuroni, e un modo logico. Dunque, questa è una cosa di questa forma, è colorata così, si accende, ah ok, è un telefono. Oppure lo riconosco, perché il mio sistema del cervello è in grado di riconoscere gli oggetti. Ma questo avviene anche per le situazioni, per i fatti. Spesso noi riconosciamo le cose per informazioni che abbiamo nel nostro passato. Se le informazioni del nostro passato sono taroccate, ovviamente noi le rievochiamo e ricordiamo cose sbagliate e quindi interpretiamo il mondo in modo non corretto. Quindi la nostra percezione, la nostra comprensione ha dei limiti, che sono i limiti delle informazioni che noi abbiamo. Se ci taroccano le informazioni, ci limitano. Se ci condizionano, ci limitano. Quindi se esiste un grande fratello, una roba del genere, dovrebbe utilizzare questi strumenti qua. Ma la cosa divertente è che può capitare delle limitazioni, dei condizionamenti, delle società, anche perché incappiamo semplicemente nel nostro stesso meccanismo. Quindi potrebbe non esserci un complotto, banalmente. Io ho voluto realizzare questa piccola figura che mi serve sostanzialmente per vedere varie emozioni e un cervello emotivo, per così dire. Questo è il punto zero, il punto centrale, man mano che vado sulle emozioni vado al massimo. Per esempio qua divento un folle omicida e faccio una strage. Qui sono indormenzato, qui sono euforico e varie storie, no? Ognuno di noi ha tanti punti zero, al punto normale in cui tu sei ora. Sostanzialmente poi abbiamo delle barriere che ci impediscono di diventare dei serial killer, suicidarci se per esempio vediamo un colore che non ci piace o roba del genere, ovviamente. Che cosa succederebbe se qualcuno mettesse una calamita che tira di qua? Il nostro zero non sarebbe zero, io ho messo meno 3, una direzione a caso, si sposterebbe questo e noi saremmo più in questa direzione, perché c'è una forza magnetica che ci spinge verso di là. La cosa divertente è che il grande fratello che cosa fa? Cerca di eccitare quel meccanismo in modo di tenerti spaventato e magari ti dice io, grande fratello, sono la soluzione. E ti fa ritornare. Oppure tu sei arrabbiato per qualcosa? No, sei arrabbiato contro chi dico io, è colpa degli altri e ti usa le tue mani contro chi gli interessa, cioè ti pilota sostanzialmente. La stessa cosa potrebbe essere il meccanismo premio-punizione. Fai quello che voglio io, otterrai un premio, una stelletta. Vabbè, le icone non fanno felicità. No, non posso fare niente, c'è il grande fratello.
No, ma non posso cambiare il sistema, c'è il Grande Fratello, lui vede tutto, sa tutto, io non posso fare niente, nulla di più falso. Oppure ci metti insieme anche l'altra. Quindi sono tutti meccanismi che in teoria presi a livello di massima dovrebbe utilizzare il Grande Fratello. E poi ci sono i memi, le informazioni e le strutture. Un meme è un'informazione di qualsiasi tipo. Di solito si pensa ad una frase, ma può essere una frase, un comportamento, una struttura, che si evolve come se avesse una sorta di DNA e può ripetere se stesso più volte. Se cominciamo ad inserire dei memi negativi, delle informazioni negative, facendole sembrare normali, queste si divulgheranno tra tutte le persone e per i meccanismi di condizionamento di cui sopra diventeranno parte della nostra cultura. Andranno a modificare, cioè, la mappa dei concetti. Quindi, se un Grande Fratello sa come sono fatti i meccanismi del cervello più o meno, lo fa guardando quello che noi facciamo, cerca di capire il funzionamento della nostra mappa mentale, marketing, robe che siano, o anche banale dittatura nel senso concettuale. Quindi, in teoria, il Grande Fratello ottiene le informazioni tramite telecamere, reti di informazioni, ci osserva, applica la censura, modifica l'informazione, fa la manipolazione mentale, la nostra reazione torna indietro come un loop e in questo siamo controllati. Però non è immune, perché è sempre creato da altre persone. La sua mappa mentale segue la nostra mappa mentale, o meglio l'idea che ha su di noi. In realtà c'è una cosa molto più interessante. Panstep ci ha insegnato che esiste, e non solo lui, 7 circuiti neurologici principali legati a 7 emozioni che hanno tutti gli animali, essere umano compreso. Tra l'altro la cosa divertente è che sono la ricerca del desiderio e l'euforia, che tra l'altro la ricerca è anche quella che ci fa scoprire nuove cose, analizzare nuove cose. Praticamente noi qua siamo tutti ricerca, sostanzialmente. Poi c'è la rabbia e la dominanza, legato al testosterone e alla serotonina, la paura e l'ansia, la sessualità, la cura, la tristezza, che è data dalla mancanza della cura, e poi il gioco e la fantasia, eccetera, eccetera. E esistono proprio grandi circuiti per questo. A noi interessa vedere un attimo queste due, perché la paura è un meccanismo che è praticamente collegato moltissimo alle parti intelligenti del cervello, perché non è che tu hai paura così a caso, hai paura per una cosa che riconosci che potrebbe essere pericolosa, quindi è collegata a funzioni del cervello superiore. Quindi se io ti insegno che qualcosa è spaventoso, tu lo impari e diventi, per così dire, una persona che ha paura di qualcosa. Banalmente ti faccio vedere la scena di un film horror dove dai lati vengono fuori mostri che vengono fuori così, tu assumi questo atteggiamento, magari non ti ricordi che l'hai visto in televisione, dopo 10 anni vai per una calle scura di Venezia e hai paura perché inconsciamente c'è il mostro del film horror che viene fuori. O magari ti insegnano che le strade sono più pericolose di quello che dovrebbero, tu vedi pericolo dappertutto e non hai una reale capacità di pensare quale sia la paura, il che è pericoloso. E poi abbiamo detto che c'è il circuito di dominare, quindi parte dominare, sorveglianza, cioè come vado a dominare, e poi repressione, sorveglianza, propaganda, PNL, esercizio del potere, quello che volete. Sostanzialmente, se abbiamo un circuito della dominanza, esiste un neurone dominare, sì, dominare, che quindi crea un'azione, vede come deve essere fatta e come io prima facevo prendere, fa dominare e magari utilizza altri sistemi. Magari questa parte qui che dice del dominare effettivamente, come prendere il potere, eccetera, eccetera, non è più così, è stata cambiata da altri concetti, però il meccanismo di base è lo stesso e parte magari dallo stesso impulso. La cosa divertente è quando c'è un tornaconto, che si finisce in loop. Quindi, se dominare come idea prosegue con l'andamento tecnologico, noi avremo per così dire un albero della sorveglianza di massa, del controllo totale di quello che fanno le persone, se seguono il profilo giusto, se seguono il profilo sbagliato, se si comportano come dovrebbero, se non si comportano come dovrebbe, che sarà sempre risoluto verso il controllo totale. Perché ad ogni ciclo di analisi abbiamo sempre più informazione, e qui entra in gioco un meccanismo che è quello della leadership. Allora, per leadership si intende quel meccanismo secondo il quale un individuo vuole imporre la propria volontà sopra un altro individuo o sopra un gruppo di individui. E questo lo possiamo notare, per esempio, in alcuni esempi di esperimenti che adesso Enzo vi fa vedere.
Allora, non ho le slide qua, ma sono stati fatti nel 2013 esperimenti sulla leadership. Praticamente sono stati presi diversi leader, messi in dei gruppi e in ogni gruppo è stata messa una persona che era più capace del leader a fare determinate cose. In alcuni gli si è detto: tu hai la certezza di essere leader per tutto il lavoro. In altri gli è stato detto: tu non hai la certezza di essere leader, cioè se c'è uno più bravo diventerà leader lui. Allora si sono viste tutte quante le situazioni più classiche, tra cui il combattimento tra il leader e la persona più brava che cerca di portarlo fuori, tutti i meccanismi classici che ognuno di noi potrebbe immaginare, ma in ogni caso si è scoperto che qualsiasi cosa tu fai, il leader all'aumentare del tempo prima o poi prende il sopravvento il sistema della dominanza. E quindi si corrompe col tempo. È inevitabile. È difficilissimo trovare persone che non si corrompano da questo. Si ottengono cose di potere. E la cosa divertente è che iniziano con barzellette magari a sfondo sessuale, perché questo è collegato all'altro meccanismo di cui sopra. La roba divertente è sulla realtà che parlavamo prima del Grande Fratello, no? Noi abbiamo voluto dire: esiste la realtà oggettiva, quella che esiste, la realtà soggettiva, che è quello che uno crede che sia reale, cioè la visione di realtà di ognuno di noi. Noi non vediamo l'intero pianeta, quindi anche se la nostra realtà soggettiva fosse uguale a quella reale, sarebbe comunque minore di quella di tutto il pianeta, e la realtà consensuale, cioè se noi prendiamo tutte le realtà soggettive delle persone, facciamo il minimo comune denominatore, otteniamo la realtà consensuale, cioè tutti pensano che l'erba sia verde, tutti pensano che la politica sia fatta in un certo modo, tutti pensano che la religione sia quella o altre cose, se volete, la realtà consensuale. Se la realtà consensuale è compatibile con la realtà oggettiva, ok, ci siamo. Ma se questa realtà consensuale non fosse compatibile con la realtà oggettiva, cioè ci fossero delle menzogne perché il Grande Fratello ha modificato la mappa mentale, noi saremmo in questa situazione. In questa bellissima foto, che al momento non mi ricordo di chi, abbiamo una nostra realtà soggettiva in una realtà consensuale inesistente. Nella realtà oggettiva però siamo in un lato della stanza a marcia con gli occhiali virtuali attaccati alla nostra spina. In realtà quello che bisogna fare sempre più spesso è uscire, andare a vedere un attimo qual è la realtà oggettiva, abituarsi a fare questo soprattutto. E quindi pubblicità. Questa è una pubblicità di un sistema di videosorveglianza per le smart cities. Quei quadratini sono riconoscimento facciale. Vi faccio notare in questa pubblicità una cosa. A parte che tutti sono schedati e vanno avanti, qui c'è uno che ingrandisce l'immagine del mondo dall'alto e comincia ad arrivare fino alle singole persone. Ma su quali aspetti subconsci fa pressione questa pubblicità commerciale per vendere prodotti di videosorveglianza e sicurezza? Su quelli che abbiamo visto sopra. Quindi pubblicitari, questi studi se li sono fatti? Ma ce n'è un'altra di interessante. Questa è una puntata di Star Trek. È una demo che è stata fatta su questa puntata di Star Trek di un sistema di riconoscimento del volto che banalmente riconosce il volto e mette il nome sotto. Fin qui non c'è nulla. Nessuno coglie il messaggio finché non trova questa puntata di Star Trek. Questa puntata di Star Trek, in questa puntata, c'è uno dell'equipaggio che acquisisce poteri devastanti e diventa Dio. Tant'è che lo devono confinare su un pianeta e lui crea un pianeta. Interessante che per la demo abbiano scelto questa pubblicità. Chissà nel subconscio della persona che ha scelto questo file che cosa girava. E i meme. Chi non ha nulla da temere non ha nulla da nascondere. Per il subconscio è come dire temere, nascondere, praticamente. Perché nel subconscio non esiste la parola non esiste negare. Spesso quando tu fai una cosa per negare, in realtà il subconscio la prende per diretta. In pratica è un imbroglio del cervello, perché se noi prendiamo la frase di per sé e la poniamo in ogni situazione, se tu non hai un minimo di cultura, questa entra, siccome una frase che è un conto che torna, tu pensi che siccome i conti tornano sia valida. Questo è un meccanismo del nostro cervello, ma non è così. Perché per esempio io ho da nascondere la password, l'accesso al mio conto in banca, per esempio. Io per esempio non vado in giro nudo, mi vesto, porto almeno le mutande. Non perché abbia qualcosa da nascondere, ma anche per un senso di civiltà.
o altre cose che possono essere nascoste, per esempio. Quello è il senso di pudore, non è senso. Va bene, ma può anche esserci un'altra cosa che è importante nascondere, quello che io so, perché quello che io so è quello che io faccio. E se io vedo che c'è un dittatore che fa una regola ingiusta, lui mi dice non c'è nulla da temere, non c'è nulla da nascondere, perché vuole far passare la sorveglianza e sapere quello che faccio e vedere se la gente si volta contro chi ha l'istinto di dominanza, perché vuole dominare e essere sicuro che tutti quelli che sono sotto siano dominati. E poi c'è un altro meme, sorveglianza uguale sicurezza. Sono già stati molti studi a livello accademico che hanno dimostrato che la sorveglianza in ambito urbano non dà sicurezza, lo dà in ambienti controllati e piccoli. E adesso vediamo un po' di telecamere. Qui sono successi pestaggi e accoltellamenti. Foto della mattina del giorno dopo, la polizia è stata chiamata per telefono, non si riesce a sapere nulla da questa telecamera funzionante di videosorveglianza. Ah, meno male che facevano sicurezza. Qui vediamo, preso dal sito del Comune di Venezia, imbrattamenti sui muri, degrado di vario genere. Queste sono le aree videosorvegliate su Anopticon. Questa è la telecamera e questi sono i posti dove sono avvenuti gli imbrattamenti. E la telecamera funziona. Questo è stato definito degrado e addirittura c'è stata una mozione comunale per far sì di togliere il degrado e far sì che si facesse in modo che questi non potessero possedersi lì, cioè in Comune di Venezia, col sindaco, con tutto. E sono qui ed è, non vi dico quante telecamere ci sono perché ce ne sono tante. Poi c'è questa che non ha fermato questi sono tutte telecamere campo Santa Margherita, queste due telecamere operative funzionanti e questa. E poi c'è il fantomatico passaggio dell'auto sul ponte della Costituzione, che hanno fatto tutto questo tragitto, visti da tutte queste telecamere, eccetera, 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 eccetera. Ah, e la cosa divertente è che si sono fermati sotto una telecamera di videosorveglianza. Cerco di parlare veloce per stare dentro i tempi, ogni tanto mi impappino, quindi fermatemi se sono una mitraglietta. C'è quest'auto che si è fermata sotto la telecamera. Sulla visione della telecamera, alle 5 del mattino i negozianti chiamano la polizia. Com'è che a Venezia c'è un'auto? E scoprono poi dai filmati dopo. 29 telecamere, una sola ha ripreso la scena. Poi c'è Argos, che è un sistema di videosorveglianza evoluto. Vedete sempre roba che guarda dall'alto, che controlla il canal grande, individua le imbarcazioni, le riconosce in tempo reale, traccia gli spostamenti per il motondoso, eccetera, eccetera. Queste sono le sue telecamere, poi c'è Hydra, il sistema della Giudecca, 300 metri per 3 km, senza alcun cono d'ombra, riconoscimento in tempo reale di qualsiasi imbarcazione. Adesso ci hanno pure messo il GPS. E qui abbiamo una telecamera per il controllo del motondoso dell'asfalto. Questo è un 360 e eccole qua dove sono, per dire. Quindi Argos a terra, il canale è qua, la telecamera è di là. E questi sono i poliziotti della municipale sotto la telecamera del sistema Hydra, perché Hydra, non so, evidentemente serviva al telelaser per farlo funzionare. Interpellanza del Comune di Venezia, che si domanda come mai hanno speso milioni di euro e questo sistema non funziona, lo ampliano, non funzionano, mettono il GPS, lo ampliano, non funzionano, insomma è una bega. E abbiamo speso milioni e milioni di euro, tipo una decina di milioni di euro in videosorveglianza a Venezia. Ma che cos'è la videosorveglianza? Attività istituzionali, lo vediamo sull'informativa. Nelle aree videosorvegliate deve esserci sempre l'informativa. Qui leggo il documento del regolamento della videosorveglianza e vedo che a prevenire e reprimere le attività illecite e episodi di microcriminalità commessi, eccetera, eccetera, non ci sono riusciti. A tutelare gli immobili di proprietà di gestione dell'amministrazione comunale, eccetera, eccetera, non ci sono riusciti. Al controllo di determinate aree monumentali non ci sono riusciti. L'unica cosa inquietante è questa. Quindi hai installato tutto questo sistema per la sicurezza, per un meme, ti sei fatto fregare e in più hai anche capito che non funziona un cavolo. E se lo domanda anche la prefettura, che installano troppe telecamere, poi Nizza, mettiamo super telecamere con riconoscimento del volto, sistemi automatici, questa è la retorica, usano gli attentati di Boston per studiare questo sistema e poi è big fail. Secondo me bisogna stare attenti ai propri limiti. Questo non si sente l'audio, però è uno spezzone di telegiornale. Vabbè, dai, ormai se ci riesci, buon, se no, amen.
Ci riesci? Va bene, non importa. È una spezzone di un telegiornale dove sta dicendo sostanzialmente che c'è degrado in un parco vicino alla stazione di Mestre da anni, nonostante le telecamere accese. Boh, non sta più andando un cazzo. Vabbè. Ah, perché sarà in HDMI su quell'affare là. Vabbè, chi se ne frega. Sostanzialmente fanno vedere che ci sono le telecamere funzionanti e non se ne viene a capo. E teniamo conto che a Mestre ci sono 75 telecamere solamente in centro. Esatto, del comune. Quindi videosorveglianza non è uguale a sicurezza. Realtà consensuale. Osservatorio di Pavia, questi si leggono tutti i telegiornali, giornali, la fuffa della televisione, si fanno un mazzo così per farci sapere che questo è l'andamento dei reati, questo è l'andamento delle informazioni sui reati. Qui ho voluto portare questa slide un po' vecchia del 2007 per farvi vedere una cosa. Picco sulle notizie che riguardano i reati, ma l'abbassamento dei reati. Quindi, già vedendo che queste tre linee vanno in tre direzioni diverse, abbiamo capito che i telegiornali non si fanno sapere realmente quanto siamo sicuri e quanti reati ci siano, anche perché ormai intervistano e fanno questo patema sulle vittime, invitano tantissimo le vittime dei reati, tant'è che addirittura capita che strumentalizzano la tristezza delle persone per fare business, che è stata una cosa veramente devastante, che hanno dedicato all'Osservatorio di Pavia anche una parte che si chiama la TV del dolore, che è interessante, pare che si sia mossa addirittura l'Agicom contro qualche trasmissione televisiva. A proposito, qui picco, nel 2007 c'era il pacchetto sicurezza che doveva passare. Ma va? Qui abbiamo una composizione delle criminalità e crisi economica nei principali telegiornali. La cosa divertente, sempre restando ancora al 2010, è che c'era una censura sulla crisi economica all'epoca. Quindi, intervistando le persone, chiedendo se praticamente avevano paura di arrivare a fine mese, questi avevano meno paura di una certa percentuale. La stessa che riguardava la censura della crisi economica in Italia. Questo naturalmente sono i dati aggiornati e come vedete ogni volta abbiamo avuto dei saliscendi che non dipendevano realmente dall'andamento dei crimini e la percezione va di sua, quindi bene o male ci siamo un po' saturati tutti quanti, dico saturati per dire altri termini. Quindi abbiamo la composizione delle notizie, che sostanzialmente vediamo quali sono le notizie di criminalità sulle varie televisioni riguardanti la criminalità comune. E a quanti italiani interessa questa cosa? Allora, agli italiani cosa interessa? Quali sono i problemi più importanti del suo paese deve affrontare in questo momento? La disoccupazione. Ma la criminalità al 4. Il terrorismo al 2. Questo fino al 2012. Quindi ci massacravano i coglioni con la criminalità e con le robe, ma noi in realtà avevamo altri interessi. Però loro continuavano perché fa soldi. E la corruzione di ieri e oggi, secondo lei la corruzione politica oggi rispetto all'epoca di Tangentopoli è più diffusa o allo stesso modo? E varie cose, vizi e virtù dei politici, sono interessati solo al potere da arricchirsi o sono capaci di governare nell'interesse dell'Italia? E quindi vediamo anche altre cose che riguardano le tipologie di proteste che possono essere interessanti e via dicendo. Quindi la realtà è un po' diversa da quella che ci fanno vedere obiettivamente. Questa era un'idea di realtà consensuale, ma poi in realtà si può arrivare molto più banalmente a quello che è. Quindi realtà consensuale non è sempre la realtà oggettiva. E adesso ho voluto fare il schema finale, sostanzialmente, di che cosa potrebbe essere il Grande Fratello se esistesse una dittatura. Un impulso motorio che parte da un po' di cervelli si concretizza nell'idea di fare un Grande Fratello per la sicurezza che in realtà fa controllo, crea la mappa mentale e sotto ci sono i corpi docili che sono le persone che si fanno controllare. Noi pensiamo che siamo spaventati, quindi vogliamo le telecamere che non c'entrano un cazzo con la sicurezza. Siamo con i nostri occhiali virtuali in una realtà, per così dire, fittizia. Chi non ha nulla da temere, non ha nulla da nascondere, è uguale. Temi, nasconditi, temi e quindi soliti giri. La cosa divertente è quando poi loro ci guadagnano soldi dalla richiesta di telecamere che non danno sicurezza.
La storia è divertente, che sembra un disegno a caso, però se andiamo a vedere i dati su Echelon 2001, inchiesta di Echelon dell'Europa, scopriamo che esiste una rete di satelliti creata per individuare i SIGINT, segnali di interesse dell'intelligence. Questa rete è stata costituita nella Guerra Fredda sulla base degli accordi UK-USA e ha interessato 5 governi. La cosa divertente, che ci sono principalmente gli Stati Uniti dietro, è che questo è un sistema che doveva spiare per il terrorismo. Hanno analizzato Echelon e hanno scoperto nel maggio del 2001 che Echelon è sì una rete che acquisisce le informazioni, ma fa controllo politico, fa controllo industriale e fa controllo economico, creando per gli Stati Uniti miliardi di dollari di guadagno l'anno anche a discapito dei paesi amici. Quindi capitava una mozione nel 2001 per chiudere Echelon. Non vi dico come è andata a finire, perché potete immaginarlo. Oggi c'è XKS Core, altri sistemi che Snowden ha rivelato con il Datagate, che ci fanno capire come l'NSA cerchi di sorvegliarci sostanzialmente. Ma per quale motivo? Per il terrorismo? Com'è venuto a Boston? Com'è possibile che sia venuto tutto il resto? Non sorvegliano tutti? Allora, le cose sono due. O ci stanno mettendo in una realtà consensuale, facendoci credere che loro controllano tutti e non c'è niente da fare, Oppure probabilmente vogliono sapere tutto per ottenere soldi, segreti industriali, sistemi da attaccare, avere insomma la loro leadership economica e tecnologica su tutto. Un meme è questa figura qui. Chi sta sopra controlla chi sta sotto, l'occhio nel triangolo. Un altro meme è associarla alla teoria del complotto. Naturalmente io non ho intenzione di fare teoria del complotto, vorrei vedere questa cosa in maniera abbastanza scettica. Ho soltanto riunito i concetti che creano il cosiddetto Grande Fratello. Quindi che cos'è il Grande Fratello? Dove si trova? Il Grande Fratello si trova in tutte le menti che vogliono implementarlo sostanzialmente. Non esiste un complotto, non esiste una persona nella sala dei bottoni. È una cosa che può capitare perché il nostro sistema può portarci verso quella cosa, può essere la sorveglianza di massa, può essere la sicurezza, può essere l'egemonia tecnologica, può essere qualcuno che si mette sopra qualcun altro a discapito degli altri, punto e fine. Come si esce? Iniziare a vedere. Qui non ho bisogno dell'audio, sto proponendo una scena di un film, Essi vivono, che è interessante come realtà orwelliana. È la storia di un soggetto che trova per caso questi occhiali e all'improvviso riesce a vedere. Non vede più i messaggi pubblicitari per quello che sono prima, ma vede direttamente un messaggio subconscio che c'è dietro. E poi scopre molto di più. Qui vede obbedire, poi vede altri messaggi molto interessanti e quindi ha una decodifica diversa della realtà. Provate a immaginare. L'idea quale potrebbe essere? Cominciare a vedere la realtà per quello che è senza considerare la cultura. La cultura nel senso non di andare a teatro, quello che ci è stato insegnato come reale, vedere le cose per quello che sono. E nei sistemi informatici questo va fatto anche per raggirare determinate protezioni o vedere se ci sono errori e altre cose. Ma in realtà può essere fatto anche nella realtà, perché anche il nostro sistema è vulnerabile e ha delle vulnerabilità. Di qui ho voluto enunciare in modo semplice le nostre vulnerabilità e l'altra cosa è mettete gli occhiali al Grande Fratello e toglietevi gli occhiali virtuali. Cioè, se esistesse una cosa del genere, producete delle informazioni false e plausibili in modo che lo spionaggio industriale, economico e tutto il resto lo facciano su altre cose e noi siamo protetti. Quindi, Grande Fratello, noi ti stiamo guardando. Domande? No. A posto. Ah sì, lo scettro delle domande. Sì, però alla fine ci sarà sempre un Grande Fratello, ci sarà sempre una leadership, perché la struttura sociale nostra è così. Esatto, è la nostra società che ha creato, per fortuna, ed è giusto che sia così, un sistema che ci ha fatto superare questa cosa, perché questa cosa andava bene quando eravamo degli scimpanzé, oggi non funziona più. Oggi non funziona più così. Ci sono ancora delle persone che hanno questo istinto, capito? Basta saperlo. Basta tenerlo in considerazione. Quando tu vedi che stai facendo una roba del genere, devi domandarti, ma io lo sto facendo per la leadership o lo sto facendo per qualcosa che ha un senso? Questa persona che sta facendo sta roba la sta facendo per la leadership o lo sta facendo per qualcosa che ha un senso? Questa è la grande domanda. E poi sapere anche naturalmente i nostri limiti. Sì, perché il meccanismo di faccio qualcosa e vedo che mi arriva il premio che diceva dei piccioni è la stessa cosa che ha inserito all'interno del meccanismo della leadership. Io vedo che facendo così
riesco a mantenere su di lui la leadership. Nel momento in cui io vedo che lui va via e io non riesco più a mantenere la leadership su di lui, allora farò pure farò qualcos'altro, ma sarà sempre quello. Ma lì. Poi esiste un programma, nel senso che se qualcuno vuole ottenere potere e lo fa in un certo modo, tu puoi anche disinnescare il meccanismo. Tu puoi anche trovare una strategia differente per cui quel meccanismo è disinnescato. Per esempio, uno ti urla addosso: no, perché tu sei un coglione, devi fare così. Ma serve fare tutta questa scena. Che senso ha quello che stai facendo? Non vedi come ti stai comportando? E lui ritorna, perché non lo sa neanche lui, o lei. Eh sì, perché è smontare il meccanismo, smontare, il meccanismo della leadership. Smontare il meccanismo della leadership. È un esempio, è per esempio su Fight Club. C'è una scena in cui ci sono due... No, non ce l'ho qua purtroppo. Ah, non ce l'ho. No, non ce l'ho. Peccato. Perché là era interessante una scena di Fight Club, quando praticamente lui, il proprietario del locale del primo Fight Club, scende giù e scopre dell'esistenza del Fight Club, Quindi hai lui come leader del locale che affronta Tyler Durden come leader del locale. Però lì la cosa interessante è la visione di Palahniuk un po' differente, dove sostanzialmente lui cerca di avere un'autorità su Tyler Durden. Tyler Durden se ne frega assolutamente, e Tyler Durden alla fine riesce non solo a far partecipare al Fight Club Lou e a farsi pestare per la prima volta, che è la regola del Fight Club, ma riesce a farsi dare il posto. Come? Si fa picchiare e quando viene picchiato ride. Lou comincia a picchiarlo più forte e Tyler ride ancora di più. A un certo momento Lou resta così. E c'è una scena che il regista ha voluto mettere proprio del volto di Lou sconvolto. In quell'istante Tyler ha destabilizzato l'asset mentale di Lou. Lou è in un momento che è così. Lou perché usava la violenza contro Tyler? Perché l'aggressività è una cosa che viene utilizzata per ripristinare un proprio diritto. La cosa divertente, sì, ovviamente nella logica animale, la cosa divertente è che questo viene fatto perché così Tyler avrebbe dovuto avere un'emozione negativa e associare al fatto dell'azione sbagliata che stava facendo un'emozione negativa. Oppure reagire con l'aggressività. Lui si è lasciato picchiare, ha cominciato a ridere, ha reagito con la felicità. Tu mi picchi, io sono felice. Il meccanismo non funziona, lui resta sconvolto e non sa come prenderlo. In quel momento di sconvolgimento Tyler contrattacca, pieno di sangue, si riversa su di lui a versargli sangue addosso dicendo: tu non sai se sono infetto, tu non sai se sono infetto. Lui comincia, siccome è già destabilizzato, ad andare verso la paura e non è più in grado di ragionare razionalmente e alla fine cede e li lascia al Fight Club, memorizzando un'esperienza negativa e perciò probabilmente non tornerà neanche più giù. Questo è il meccanismo interessante. Forse dovevamo mettere quella scena del film, ma magari avevamo pensato che poteva essere troppo lungo, perché in realtà mettevamo varie scene di film per mostrare varie cose, però dopo diventava troppo lungo e ci si tagliava le vene, insomma. Abbiamo detto che non era il caso di farlo. L'unica che abbiamo lasciato è quella di Essi Vivono. Grazie. Noi abbiamo controllato il progetto tramaggi.org, ha controllato censura su YouTube, su Facebook, finché si poteva, poi hanno cambiato delle policy, telecamere di videosorveglianza e altre cose, quindi abbiamo informazioni statistiche e abbiamo fatto queste robe guardando tutte cose scientifiche, non è che ci siamo inventati tutte a caso le robe, insomma. C'è... lo scettro della domanda. Di tutte quelle fotocamere, mettere una di quelle fotocamere comporta... È muto il microfono. No, Di tutte quelle fotocamere, tutte quelle fotocamere comportano qualcosa per chi le mette, del tipo un dovere di intervenire se ci vedono qualcosa, di doverle effettivamente visionare? Allora, l'installazione di telecamere di videosorveglianza ne hai di due tipi: alcune che possono essere registrazione, quindi vai a vedere dopo quello che succede, e altre che possono essere telesorveglianza, cioè tu non sei lì ma guardi attraverso le telecamere. La cosa divertente è che hai anche dei diritti. Cioè, quando qualcuno tratta i tuoi dati personali, che siano videosorveglianza o altro, tu hai dei diritti. Uno di questi è l'informativa, cioè ad essere informato che c'è il trattamento. Per la videosorveglianza c'è l'informativa che ti dice chi sta facendo il filmato, eccetera. Quindi magari se succede qualcosa, tu puoi anche chiedere e sapere il video di quella roba che è successa, per dire.
una roba tipo un furto o una cosa così. Ma la cosa divertente è che tu puoi anche chiedere chi sta videosorvegliando, cosa sta facendo, come sta trattando i dati. In alcuni casi, per altri dati, puoi chiedere il blocco dei dati, la rettifica, il blocco di materiale pubblicitario. Per informazioni puoi vedere garanteprivacy.it. E lì hai tutte le informazioni relative a tutti i doveri che hai riguardo alla videosorveglianza e anche il trattamento dati, che è anche una disciplina che dovrebbe interessare soprattutto nel nostro campo quando andiamo a trattare i dati degli utenti, perché dobbiamo permettere dei diritti, ma abbiamo anche dei doveri, perché dobbiamo fare in modo che insomma non siano divulgati a terzi e tutta una serie di cose. E per alcuni trattamenti è necessario il consenso. La videosorveglianza purtroppo non è una di quelle cose che ha bisogno del consenso, però, a riguardo di sapere se qualcuno deve fare qualche cosa nel momento in cui vede il filmato, beh, in quel caso è come qualcuno che vede il filmato perché c'è la telesorveglianza. Allora lo vedi, allora qualcuno dovrebbe reagire. Se salta fuori dopo che ha visto il filmato, che non ha agito e magari ha omesso di soccorrere, non è nella videosorveglianza il discorso, è una cosa che sta a priori, perché tu hai visto che magari uno è stato tirato sotto da un'auto, l'hai visto in tempo reale sulla telecamera e dici vabbè, chi se ne frega, lo carichiamo su YouTube. E magari omissione di soccorso, quando magari potevi mandare un'ambulanza o andare là sul posto e dire oh, sei ancora vivo, per dirti, una cosa qualsiasi. Dipende dal caso, è ovvio. Bon, allora leviamo le tende. Salve, ciao.